Titolo: come definire la morte. Saturn è con i viceammiragli e loro si scusano per quello che è accaduto e suggeriscono di seguire la ciurma di cappello di paglia a Elbaf. Quindi si comincia a Egghead, tutti coloro che erano svenuti si risvegliano e cominciano a pianificare quello che deve essere il piano. I viceammiragli vogliono inseguire i Mugiwara Elbaf, quindi non vogliono lasciarli andare, non vogliono lasciarli fuggire. Ma vediamo che cosa risponde Saturn. Saturn rifiuta e dice che hanno ottenuto quel che volevano, ovvero morte di Vegapunk e appropriazione praticamente del Punk Records. Ma il messaggio di Vegapunk resta un fallimento. Quindi l'unica cosa che hanno sbagliato e che hanno permesso è appunto la trasmissione di Vegapunk nel mondo. A Egghead, Punk Record si sta improvvisamente alzando verso il cielo grazie all'attivazione della macchina per le nuvole. La macchina delle nuvole è quella bottiglia, no? Che faceva fuoriuscire le nuvole e che Vegapunk voleva assolutamente salvare, preservare. Forse c'era un motivo oltre quello che conoscevamo. York prova a fermarlo, ma è troppo tardi. La scena si sposta nella stanza dell'autorità, quindi siamo a Mary Joyce. Si era attivata la cam, dove ci sono gli astri. Garling Figureland arriva nella stanza e dice di essere un nuovo astro, il dio della scienza e della difesa, che rimpiazzerà Saturn. Ora qui io sono curiosissimo, perché voglio vedere la reazione degli altri astri, perché iniziano a pensare anche loro: oddio, ma qui siamo sostituibili, se sbagliamo addios, è andata. E quindi sta scena secondo me deve essere fighissima, e anche il modo in cui Garling Figureland si presenta deve essere interessante da leggere. Intanto, fiamme nere circondano il corpo di Saturn. Lui chiede a Im di essere risparmiato, ma il suo corpo improvvisamente invecchia e esplode, lasciando soltanto lo scheletro. Im dà la colpa di tutto quello che è accaduto a Saturn. Era lui che era stato inviato lì ed è lui ad aver fallito. Quindi Im non la pensa come Saturn, che ce l'hanno fatta, che hanno ottenuto quel che volevano. No, la missione doveva essere completa al 100%. Invece è stata completata all'80%, al 70%. Non c'è spazio per i mezzi fallimenti. Saturn viene eliminato ed è interessante come viene eliminato. Fiamme nere che circondano il corpo, invecchia e esplode. Quindi adesso da questa cosa nascono tante domande. Perché invecchia prima di esplodere? È una tecnica di Im ad ucciderlo? Oppure Im che appunto gli toglie qualcosa che gli ha dato, tipo una sorta di immortalità? Dice: ok, hai fallito, ciao, puoi ti tolgo l'immortalità, puoi morire e io intanto scelgo un altro. Ma poi, cosa molto più importante, ora Figureland diventa come gli altri astri, cioè se gli astri sono collegati a Im in qualche modo, anche Figureland si collega? Oppure stiamo sbagliando tutto e in realtà questa qui di Im è soltanto una tecnica con cui lo fa esplodere e gli astri non sono collegati? Secondo me il dubbio ancora non si risolve, poi vedremo se il capitolo ci dirà qualcosina in più. Intanto, sulla fluttuante Punk Records vediamo un nuovo Vegapunk creatosi da Edison
Shaka, Pitagoras e Atlas. Hanno 4 menti, cervelli, in un solo corpo. Questa è la cosa, ragazzi. Allora, la scena della morte di Saturn la voglio vedere, ma sono davvero curioso di capire che cavolo succede al nuovo Vegapunk. Chi è questo nuovo Vegapunk? Cosa significa che si uniscono 4 corpi, cioè 4 menti in un solo corpo? E poi, se ci pensate, si sono uniti quelli che sono morti. Edison, Shaka, Pitagoras e Atlas. Quindi vuol dire che hanno superato la morte in tutti i sensi. Cioè, non solo come la intendeva Vegapunk o Lilith qualche capitolo fa. No, si risvegliano. Quindi rinascono come una nuova forma. E Vegapunk lo sapeva, aveva previsto anche questa cosa, era tutto organizzato. E poi, domanda importantissima, a cosa serve il nuovo Vegapunk? Dove sta andando il nuovo Vegapunk? È davvero terminata la storia di Vegapunk? Visto che comunque sulla nave di Elbaf c'è un corpo. Non è che quel corpo un giorno si riprenderà? Sono riusciti a superare la morte, ad abbatterla, a sconfiggerla, ad andare al di là. Non mi sorprenderei neanche se improvvisamente l'altro Vegapunk si rialzasse in un qualche modo. Fine del capitolo. La scena si sposta a Kamabaka, isola di Yukama. Koala riassume il messaggio di Vegapunk. Dragon dice che c'è bisogno di mettere fine a tutto quanto prima. Quindi, finalmente, ancora una volta, i rivoluzionari vogliono entrare in campo, scendere in guerra. La guerra, per assicurarsi la salvezza della Terra, sta per cominciare. Qualcuno mi ha detto nei commenti che in realtà non è la guerra per assicurare la salvezza della Terra, ma per assicurarsi i posti sicuri della Terra. Questo andrà, bisogna vedere, devo essere sincero, secondo me Dragon intende più la salvezza della Terra, non per assicurarsi quei posti sicuri, come, che non so, le isole nel cielo. Cioè, io credo che Dragon, da buon cavo di rivoluzionari, pensi a salvare il mondo, non a prendersi quei pochi posti che non affonderanno, magari. E fine. E niente, pausa la prossima settimana. Questi sono gli spoiler del capitolo 1125.